corrente il numero 11, la benedice della giuria, grazie. Deteggiata. Sì. Eseguita molto bene. Passeggiata con un cambio di mano per il bicchiere. Il presidente della giuria è invita a far brindare la nostra salute. Ehi, addirittura in quel momento. Vabbè, ma chi siete, siete. Allora, rompiamo i canoni e tributiamo un applauso al signor. La salute. Due cerchie attendono il giudice Giacobelli. Oggi nobile nostro concorrente. Umile fra gli umili. Certamente. Seguito perfettamente l'ostacolo numero 6, con discreto impulso, cambio di mano eseguito correttamente, ora binario curvo a sinistra, ostacolo numero 7. Da notare, Michele, come la frusta sia praticamente un arredamento della carrozza. Fa parte dell'arredamento. Nessuna funzione unitiva. Ha concluso la sua prova il giudice Giacobelli, vi invito a tributargli un applauso ed ora che ho la possibilità di osservare da vicino il suo attacco, stamattina ero a distanza, ne apprezzo ancor più la completezza, gli splendidi finimenti e il quadro generale che la sua carrozza e il suo attacco ci presenta. Tutto in tinta, avanti. Sì, 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 l'armonia dei colori è certamente un motivo. Pregio di questo attacco e anche il colore cuoio naturale, esatto, del finimento, esatto, richiama la cuoieria dei segni e anche i vestiti dei due, del driver, sì, e del passeggero. Sì, mentre entra il signor Scalera, mi invita il presidente di giuria a precisare che la frusta è tutt'altro che una componente di arredamento dell'attacco e anche quello perché continua. Opportunamente mi dice che la prova è eseguita in quanto l'attacco è entrato nella porta ed ha indietreggiato correttamente. Ora verso il numero del bicchiere che penso sia stato nuovamente riempito, vero Michele? Immagino proprio di sì. Vediamo un po' come si chiama con il cavallo. Si è un po' sbracciato, ma ce l'ha fatta.
Salute. Salute. Cinci. Oh, però lasciateci, lasciateci il bicchiere. Del servizio buono. Lo rifaccio di apparire. Andiamo amici. Mi sa piace, ma non riesco a mettere Scalera, lo salutiamo, lo ringraziamo con il cavallo Pedro e gli ritroviamo i complimenti per il suo attacco. Si avvicina al campo di gara il signor Giuseppe Dell'Area con il suo Rodrigo, cavallo pugliese di razza principina, e invito al seguito ad entrare sul ring il signor Sergio Mazzini e il suo splendido Tanto. Chiedo scusa a quel punto, ma ho un ritorno particolare per cui stento della pronuncia in alcune circostanze. Mi chiedo lei, è una difficoltà che non possiamo correggere con la posta. Thank you.
per evitare di poter disturbare la prova di qualche concorrente. Anche il cavallo ha salutato. Per chi non avesse sentito la prima volta. Sì, correttamente il giudice Gatti mi ricorda che le carrozze repliche, cioè non originali, sono dotate di freno a disco e il driver è tenuto a non utilizzarlo per non avvantaggiarsi rispetto alle carrozze storiche che ne sono evidentemente prime. Pena 10 punti, se non erro, di penalizzazione. Cappello. Hanno prendato il segno,